quelle sono abolire le dati che sono dati istituzionali è sbagliato, come è sbagliato non, cioè, chiudere questi processi come stanno dicendo in questi giorni, perché le date sono istituzionali e vanno, devono continuare a essere festeggiati, ma bisognerebbe anche che le generazioni capissero anche per cosa vengono festeggiate, perché delle volte si vede quelle interviste ai telegiornali in cui si domanda ai ragazzini: ma perché oggi sei a casa e non sei a scuola? Boh, in fin dei conti anche il 25 aprile, a volte si sente, rifanno quelle interviste al telegiornale, perché sei a casa e cadono letteralmente dalle nuvole. E uguale è il discorso dei processi, perché sì, è chiaro che penso che gli imputati di questi processi, anche quelli di Stoccarda che hanno chiuso, abbiano su per giù l'età che hanno i superstiti, quindi si va dai 70 verso i 90, perché la nonna che è ancora in vita il prossimo 18 di ottobre ne compirà 88. È chiaro che non li si può prendere e mettere in galera, ormai non ha più senso, però che perlomeno nero su bianco sia scritto che Tizio dei Tizi ha fatto ciò, e ci vuole. Queste persone, poi è chiaro che erano ordini militari, non potevano sottrarsi perché altrimenti veniva addosso anche a loro conseguenze molto pesanti, però voglio dire, loro hanno spezzato tante vite, tanti bambini non sono potuti diventare in primis uomini e donne, e poi mogli e mariti, e poi padri e madri, e poi nonni e nonni. Invece queste persone la loro vita l'hanno proseguita, sono diventati uomini più maturi, poi mariti, poi babbi e poi nonni, e hanno fatto la loro vita. Perché magari queste persone lì in Germania hanno avuto un vicinato che li ha sempre portati così, perché da lì, magari anche in conseguenza che sapevano che avevano fatto questo sbaglio, hanno fatto perfetta tutta la loro vita, che è anche giusto, voglio dire, però richiamare alle loro responsabilità, sì, ma un po' d'altri modi c'è anche nei loro confronti, perlomeno in chi era soldato semplice, chi comandava Comandavano. era già su un gradino superiore, e quindi. Ma almeno i soldati semplici ci sta che a casa avessero mamma, fidanzate, forse se erano sposate presto anche mamma, è chiaro che ci tenevano a tornare lì e a riprendere le file della loro vita, però insomma io la penso così. Grazie mille.